Tragedia sfiorata in alto mare. Era quasi l'una della scorsa notte quando a 6 miglia dalla costa picena un moto peschereccio della flotta di San Benedetto ha lanciato l'SOS. L'Antonio Padre, con a bordo 3 membri dell'equipaggio, mentre rientrava in porto, ha urtato violentemente la piattaforma Fabrizia e l'imbarcazione in pochi minuti è colata a picco. Si è verificato questo brutto incidente, ma ciò che conta è la vita delle persone. L'equipaggio è stato recuperato fortunatamente da un'altra unità da pesca che era nei passaggi e quindi l'equipaggio è rientrato in porto sano e salvo. E comunque ad attenderli c'era anche un mezzo del 118 che ha fatto le cure del caso e non ha ritenuto di ricoverarli. La comandante della Capitaneria, Alessandra Di Maglio, ha quindi già ascoltato i 3 naufraghi. Si tratta dell'armatore dell'imbarcazione Paolo Mastrangelo, del capitano, un 43enne di origini tunisine residente a Grottammare, e di un altro marittimo tunisino. Quindi abbiamo potuto poi portarli in Capitaneria per essere già subito interrogati, per capire un po' la dinamica dell'incidente. Cosa hanno raccontato? Hanno raccontato di una normale attività di pesca, loro erano in fase di rientro, quindi una normale navigazione, il mare sembrerebbe essere stato calmo e comunque durante questa navigazione hanno avuto questo impatto con la piattaforma appunto Fabrizia 1 presente in mare. A che altezza si trova? A circa 6 miglia dalla costa, tra San Benedetto e Grottammare. L'allarme è arrivato intorno a 00:50 dalla centrale operativa del Corpo delle Capitanerie e subito è stata inviata sul posto una motovedetta, ma i 3 imbarcati erano già riusciti a mettersi in salvo senza cadere in mare. Ha avuto uno squarcio molto profondo ed è subito colato a picco, infatti il comandante è stato pronto ad aprire la zattera di salvataggio e insomma ad imbarcare gli altri 2 marittimi sulla zattera di salvataggio. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono in corso. Quel che è certo è che l'Antonio Padre è affondato nel giro di pochi minuti e si trova ora a 20 metri di profondità. Adesso abbiamo in mare una nostra unità che sta verificando se ci sono situazioni di inquinamento e poi è prevista un'immersione proprio dei sub per vedere di recuperare il carburante, il serbatoio. Sebbene il comandante dell'unità ha dichiarato che comunque non c'era un quantitativo elevato dal momento che l'unità da pesca era in fase di rientro, quindi non aveva molto carburante a bordo. Noi faremo di tutto per scongiurare qualsiasi ovviamente fenomeno di inquinamento, lo specchio acqueo sarà costantemente monitorato.